In questo tutorial dedicato a Topografo, oggi vediamo come poter importare un formato file DVG-DXF. Abbiamo caricato il nostro progetto, il nostro area, quindi possiamo fare file salva con nome e lo chiamiamo, gli diamo un nome al nostro progetto. E adesso siamo nell'area della planimetria e non abbiamo neanche un libretto da elaborare. Ci è stato fornito quindi quello che è un formato file DVG. Come procediamo? Procediamo in questo modo. Andiamo nel menu Home, facciamo DXF DVG In. Allora, una volta che ho, in questo caso io ho a disposizione un progetto rilievo in formato DXF. Vado su Apri. Mi propone praticamente quello che è la gestione di importazione del DXF DVG. In questo caso io posso procedere a impostare su un unico layer. Di default è stato creato un layer di default, quindi vado in porta sul layer corrente, quindi faccio conferma e automaticamente vedete mi ha inserito quello che sono l'entità dei punti. Questo qua sono punti CAD, ovviamente non sono ancora dei punti collegati, non c'è nessun riferimento, sono solo semplicemente dei riferimenti CAD. Dove però ho delle coordinate di riferimento. Fatto questo, io poi posso procedere a convertire poi quelle che sono gli impunti topografici. Detto questo, possiamo infatti andare sul menu Topografia, punti caratteristici, selezionare praticamente l'entità che ho a disposizione, faccio conferma e qui posso scegliere di prendere quello che sono il punto medio delle linee ok, sì, prendiamo il punto medio delle linee e elimino ovviamente i punti che sono sovrapposti per sicurezza e in questo modo do il nome di partenza ai miei punti. Vado a scegliere anche un layer, andiamo sul layer punti, aggiungo il layer, seleziono e faccio conferma. Automaticamente, se vedete, mi ha generato dei punti topografici. Se io vado un attimo a spegnere quello che è il layer, allora andiamo sulla gestione dei livelli, spegniamo punti, vedete, dietro ci sono ancora quelli che ho caricato dal mio DVG. Spegniamoli e lasciamo solo quello che ci interessa. A questo punto ho la possibilità di poter procedere a creare un nuovo libretto e collegare questi punti al mio libretto. Come procediamo? Innanzitutto vado sul mio vista libretto e vado a creare un nuovo libretto vuoto. Torno nella sezione planimetria e vado a dire come collegare il mio libretto. Seleziono tutti i miei punti, posso andare dal menu misure, aggiungi punti vista XYZ. In questo caso vado a inserire questi punti che ho selezionato all'interno del mio libretto. Se vado a mettere il libretto planimetria e vado a verificare il mio libretto, vediamo che questi sono tutti i nostri punti collegati con coordinate XY e Z, coordinate cartesiane. Se io adesso voglio aggiungere eventuale stazione o aggiungere poi de delle funzioni di creazione di stazioni totali o punti collegati alle stazioni, vado sempre dal mio menu misure, nuova stazione. Mi avvicino al punto che diventerà la mia stazione, nel nostro caso prendiamo la 100, do altezza strumentale, seleziono un punto qualsiasi di lancio orientamento, 101, altezza prisma 1,50. Quindi io ho definito quella che è la mia stazione di collegamento. Dal menu misure posso fare collega stazione e mi posso collegare tutti i miei punti battuti con la mia stazione. In questo caso vado a inserire, a collegare, a selezionare tutti i punti, ok, faccio conferma, seleziono la mia stazione, la posso selezionare in grafica oppure da tabella, vado a selezionare il mio punto 100. Altezza prisma siamo 1,5,
quindi automaticamente vediamo che nel libretto si è creata una mia stazione con i punti collegati. Quindi vado sulla mia stazione e vado a collegare quindi quello che è il report relativo allo zenith inclinata, desiderata e ridotta e le coordinate elaborate.